Buongiorno a tutti, come molti avranno capito mi trovo a Ponte Caseletto e oggi vi porto in uno degli itinerari più classici della Bassa Val Grande, ovvero l'anello del Ponte di Melina, con partenza e conclusione, che permette di evitare il tratto basso lungo da Ponte Caseletto al Ponte di Melina, che è un pochino pericoloso con alcuni passaggi molto esposti. Non perdiamo tempo e cominciamo la nostra camminata. È sempre bello tornare a Ponte Caseletto. Era da un po' che non ci venivo, ma ne vale sempre la pena. Questo pezzo qui per salire a Cicogna è un po' noioso, quindi andiamo un po' veloce. Arrivare su a Cicogna dal Ponte Caseletto si può prendere questo vecchio sentiero che taglia i tornanti e che ci fa guadagnare quota abbastanza rapidamente, almeno un po' più divertente della strada asfaltata. Dopo questa salita breve ma abbastanza intensa, sono finalmente arrivato al punto in cui si biforca questo sentiero. Di qua a destra andiamo al paese di Cicogna, si vedono lassù già le prime macchine parcheggiate, mentre noi prendiamo questo sentiero che sale su verso l'eliporto. Bene, dopo questa prima salita siamo finalmente arrivati all'eliporto di Cicogna, il paese di Cicogna è giù di là. Mentre noi invece adesso prendiamo il sentiero che taglia in costa e andrà fino all'alpeggio di Velina. Il panorama comincia ad aprirsi. Qua vediamo il versante nord del Monte Todum. Qua si comincia a intravedere il Pizzo Fayè che spunta lì alle spalle. E poi, mano a mano che andremo avanti, si cominceranno a vedere i corni di Nibbio. Qua i cartelli segnano 5 ore e mezza per Bignugno. Contiamo di mettercene un po' di meno. Quindi in questo momento lasciamo il versante di Pugallo e prendiamo quello del Rio Val Grande. A tratti il sentiero diventa piuttosto panoramico. Non è un sentiero che spazia su sulle creste, che offre paesaggi in continuazione, ma ogni tanto ci sono degli scorci davvero belli. Qua si vede il nostro sentiero, lassù in cima c'è il costone dove c'è la casa dell'Alpino, là i corni di Nibbio e lì in lontananza c'è la traccia che dovremo percorrere per tornare a Bignugno dal versante opposto, dalla sponda destra del Rio Val Grande. Fin qui un sentiero abbastanza facile, anche se, come potete vedere, non so se si capisce, ma ci sono dei punti un po' esposti, insomma. Diciamo che non si può correre, basta fare un po' di attenzione e si va via abbastanza tranquilli.
Qua siamo al primo degli alpeggi che si trovano lungo questo traverso, che dovrebbe essere Montuzzo, in mezzo a un mare di ginestre davvero meraviglioso. E questo è l'alpeggio di Montuzzo, prima mi ero sbagliato, erano soltanto 4 baite lungo l'itinerario. Davvero grande questo alpeggio. E sì, non me lo ricordavo così grande. Giù qua si vedono delle tracce che portano giù al fiume, non so che cosa siano, perché non sono le nostre. Noi continuiamo a mezza costa. Laggiù in fondo, aguzzando un po' l'occhio, si vede il sentiero basso che dal Ponte Casaletto va al Ponte di Velina. Laggiù in fondo alla valle. Altri alpeggi abbandonati. Non so se è già lucciola o se manca ancora un pezzo, non ho visto cartelli. In ogni caso, la strada la sappiamo. Sono arrivato all'ultimo pezzo che porta all'alpeggio di Velina con un tratto catenato. C'è anche un cartello di avviso di passaggio pericoloso, ma con le dovute attenzioni adesso lo facciamo. Sì, è un tratto un po' umido, ma con le catene non ci sono tanti problemi. Basta sempre tenere una mano sulla catena. Anche se un pochino aiutano sempre. E finalmente eccoci arrivati all'Alpe di Velina. Superato l'alpeggio di Velina Baserga, dove tra l'altro c'è anche un piccolo bivacco, e dovrebbe esserci anche un signore che ci abita, non so se tutto l'anno, lì all'alpeggio. Adesso, dopo questo piccolo tratto in piano, puntiamo alla meta più ambita della giornata, il famoso Ponte di Velina, che è già un 200 metri più sotto rispetto a dove siamo noi. Ci sarà una bella discesina da fare. L'inizio della nostra discesa. Continuando verso l'alto invece si arriva prima a Velina Alta e poi se si continua ancora e ancora fino a Corte del Bosco e quegli alpeggi sotto la cima Sasso. Ponte di Velina. Bellissimo. È davvero bello questo ponte. Qua giù si vede il Rio Val Grande. C'è un po' d'acqua, probabilmente su a monte, nelle cime più alte, c'è ancora un po' di neve che sta riempiendo i torrenti, anche se non piove da un po' di tempo. E da quel versante di qua sale su. Siamo arrivati al punto sicuramente più bello della gita di oggi. Adesso è il tempo di fare due video, due foto, mangiare qualcosina e
e poi torniamo verso Bignone. E da dove veniamo noi, su quel sentiero che va verso Cicogna, e adesso torniamo su. Qualche minuto dopo la salita dal ponte si incontra un bivio, questo qua. Sentiero a sinistra, c'è anche un cartello, porta all'itinerario più impegnativo, con alcuni tratti esposti abbastanza pericolosi che noi evitiamo, e quindi saliamo su. Qui c'è un tratto un pochino esposto ma abbastanza largo che affaccia sulla bellissima gola del Rio Val Grande che si vede, e noi adesso continuiamo la salita sul sentiero. Anche da questo versante il sentiero è bello, ci sono alcuni punti dove bisogna stare un po' attenti, ma il sentiero è molto molto largo, si va con qualche saliscendi, tutto nel bosco. Pensavo di essere molto più vicino all'alpeggio di Bettina di quanto non fossi, non ho guardato benissimo la cartina. Comunque ormai dovremmo esserci. Questa dovrebbe essere l'ultimo strappo di salita prima di arrivare all'alpeggio. Forza! Questa volta ci siamo davvero all'alpeggio di Bettina. Un bel alpeggio. Adesso da qui ancora un pezzettino per arrivare alla cappella di Orvergugne, e poi da lì l'ultimo pezzettino di discesa senza problemi per Bignugno. Qua le baite. Dopo tutta una giornata spesa nel versante della Val Grande, là in fondo si vede Velina, occhio nudo, ma immagino che così non si veda. Torniamo ad affacciarsi verso la Valle di Pogallo. Che è di là. Anche questo sentiero ci sta, molto bello. Non era particolarmente difficile. E finalmente, là in fondo, siamo arrivati alla cappella di Orvergugne. Bene, sono finalmente arrivato alla cappella di Orvergugne alle mie spalle. Ancora qualche decina di minuti e arriverò alla macchina a Bignugno. Quindi tiriamo qualche conclusione sulla gita di oggi. Sicuramente è una gita che vale la pena da fare. Arriva da Verbania, vuole passare una gita di una sola giornata in Val Grande, sicuramente consigliato. Non è troppo difficile.
1 a 5 io gli darei 2 stelline sul livello di difficoltà e un belle 3 stelline dal punto di vista dell'interesse, soprattutto per i posti più belli secondo me, che sono i due punti, il Ponte Casletto che abbiamo visto all'inizio dell'itinerario e il Ponte di Velina. Bene, questa giornata